Benvenuti a questo appuntamento con il Vangelo della Domenica, giorno del Signore. Prendo il testimone dal Vescovo Daniele e vi accompagnerò per un breve tratto fino alla Pentecoste. Nel racconto del Vangelo di questa Domenica, di Pasqua, Gesù risorto si rivela due volte ai discepoli. Prendiamo innanzitutto in considerazione le indicazioni cronologiche che vi leggiamo. Gesù appare la sera di quello stesso giorno, cioè quello della risurrezione, avvenuta, come scrivono tutti gli evangelisti, il primo giorno della settimana, cioè il primo giorno dopo il sabato, la festa degli ebrei. E poi appare ancora 8 giorni dopo, quando è presente anche l'apostolo Tommaso. Non è una coincidenza, perché da alcune indicazioni che ci dà il Nuovo Testamento riusciamo a capire che l'apparizione di Gesù nel giorno della sua risurrezione e il suo ritorno 8 giorni dopo, cioè sempre nel primo giorno dopo il sabato, ha fatto sì che i discepoli si riunissero ogni volta in quella data per incontrare il risorto. Ce lo segnala Paolo nella prima lettera ai Corinti, quando, invitandoli a preparare la colletta per i fratelli di Gerusalemme, afferma: ogni primo giorno della settimana ciascuno di voi metta da parte ciò che è riuscito a risparmiare. E la raccolta si faceva durante la riunione dell'assemblea. Anche Luca racconta negli Atti che quando raggiunse Paolo a Troade, il primo giorno della settimana ci eravamo riuniti a spezzare il pane, cioè a celebrare l'Eucaristia. E questo giorno Giovanni per primo lo chiama nell'Apocalisse giorno del Signore. In latino Signore si dice Dominus, da qui deriva il termine domenica. Un altro particolare: la domenica è il primo giorno della settimana e non l'ultimo, secondo la nostra idea di weekend, e richiama il primo giorno della creazione, quando Dio creò la luce. Cristo Gesù, risorto il primo giorno, è la nuova, vera luce del mondo, come abbiamo cantato nella Notte Santa. È il nostro sole, l'inizio di una nuova creazione, di una nuova storia. Ma la domenica è anche l'ottavo giorno. Dopo i 7 della creazione e della vita terrena, c'è un giorno ottavo, un giorno nuovo, un tempo nuovo, quello della risurrezione, quello della vita divina alla quale noi già partecipiamo grazie al battesimo. Dunque in questo giorno i fedeli si riuniscono da sempre in assemblea e il risorto torna fra loro, di 8 giorni in 8 giorni, fino a questa domenica. Domani il Gesù vivo tornerà nelle comunità riunite nei cenacoli, cioè nelle chiese cristiane, anche in ciascuna delle vostre parrocchie, e vi saluterà. Pace a voi. Come si può perdere un appuntamento del genere? Corriamo in chiesa per incontrarlo, per incontrare il Signore risorto. Ma ci crediamo? La nostra fede si è assopita? Pensiamo anche noi come Tommaso, facendo le spallucce: se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e non metto il mio dito nel segno dei chiodi e non metto la mia mano nel suo fianco, io non credo? Il Signore ci rimprovera: non essere incredulo, ma credente. È tempo che crediamo, che superiamo la pretesa di vedere e accettiamo la testimonianza di chi ha visto. E a conferma, il Cristo ci mostra i segni della sua passione per dirci non solo che il risorto è lo stesso Gesù di Nazaret morto sulla croce, ma che è sempre Lui pure oggi a venire in mezzo a noi con il suo vero corpo, anche se non più legato alle leggi del tempo e dello spazio. Che la sua vera presenza non era solo quella riservata 2000 anni fa a un gruppo ristretto di persone in Palestina, ma quella di risorto per tutti, oggi e sempre. E per confermare la nostra fede ci mostra i segni della sua passione. Dove li vediamo oggi questi segni? Li vediamo nella croce che campeggia in mezzo alla chiesa sopra l'altare. Guardiamo le sue piaghe e preghiamo: il tuo capo è un capo incoronato di spine, trasformate oggi in una corona d'oro. Il tuo petto è trafitto dalla lancia, da quella ferita preziosa come una perla sgorgono abbondanti come da sorgente inesauribile sangue ed acqua, fonte dei sacramenti della salvezza. Ti contemplo e mi risuona nel cuore la tua promessa: quando sarò innalzato da terra, attirerò tutti a me.
Ma la croce è un'immagine. Immagine sublime che ci attira, ma è sempre un'immagine. Sotto di essa, sull'altare, c'è il segno. Il segno reale, pane e vino, corpo e sangue versato sulla croce, il vero corpo e il vero sangue di Cristo. Il pane e il vino sono i segni del costato di Cristo trafitto, dal quale scorga acqua e sangue, che ci vengono offerti non semplicemente da toccare, ma addirittura da mangiare e bere. E noi ci gettiamo in ginocchio e con Tommaso gridiamo: «Mio Signore e mio Dio!» E sentiamo su di noi come un balsamo che addolcisce il cuore e la mente e profuma tutta la nostra persona, quella beatitudine che Gesù ha detto pensando a ciascuno di noi. Beati quelli che, pur non vedendo, credono. Quello di Tommaso è il più grande atto di fede in Cristo che sia contenuto nei Vangeli.